ragazzi, come avrete visto, siamo su un gameplay di un gioco che io ho tanto amato da bambino ed è Crash Bandicoot. Adesso finalmente è uscito per PS4, l'ho preso subito, non lo trovavo all'inizio perché era sempre pieno, cioè nel senso era sempre finito in ogni negozio perché non l'avevo ordinato, ho fatto la cavolata. Alla fine siamo riusciti a trovarlo e quindi siamo qui che ve lo porto. Allora, puoi consultare la versione completa dell'accordo di licenza. Ok, accetta. Crash Bandicoot, nuova partita, ragazzi. Mamma mia, quanti ricordi. Quanti ricordi. Quasi non ci credo. Penso che da bambino era uno dei miei giochi preferiti. Ce l'avevo su PlayStation 1. E mi ricordo che all'inizio era difficoltoso per un bambino. Arrivavo al primo mostro, mi sembra Papo Papo. E Ma morivo. Dottor Cortex, non sappiamo perché non ha funzionato in passato. Sciocco! Questo Bandicoot sarà il mio generale e guiderà le mie truppe Cortex alla conquista del mondo. La vittoria sarà Facciamo, mia. partiamo subito così. Tiger, Koala, Ci Kangaroo, ci sono siamo! tutti, Presto! Bandicoot. Nel vortice! Il vortice non è pronto, non abbiamo idea di che cosa succederà. L'hanno leggermente cambiati, sono meno cartunosi. Ennesimo fallimento! Almeno Cortex. Catturatelo! Beh, sono passati anni e anni. Ok, partiamo così e partiamo proprio da Sanity Beach. Raccogli tre maschere di Aku Aku per diventare invincibile, sì, ce lo ricordiamo, diciamo. I caricamenti forse sono leggermente lenti per un gioco, diciamo, nuovo, però partiamo proprio come il vecchio. Siamo qui. Triangolo per saltare? No. Ok, sempre X per saltare, come era. Ok. Adesso ci dovrò un po' riprendere la mano. E infatti. Ma mi ricordavo che facendo la, diciamo, la giravolta il granchio moriva. Prendiamo la maschera. Ok, non ho proprio più la mano. Sembra che arrivati a 100 mele ci avevamo comunque una nuova vita. Ok, 94. Il famoso checkpoint. Adesso prendiamo la maschera che ci rende invincibili. Mi ricordo che arrivati tipo a 5 nemici forse. Iniziava anche a dare le vite, eccole qua infatti. Siamo un po' troppo lenti, siamo stati e quindi non abbiamo preso le vite. Allora, vediamo, forse che qua c'era qualcosa. Ah, dobbiamo passare dall'altra parte un attimo. Per completarlo appieno, diciamo.
Ok. Ok, il primo livello finito. Hai mancato 6 casse. Vabbè. L'abbiamo mancate. Caricamento isole Wumpa. Ragazzi, è proprio identico, a parte un po' la grafica, è identico al primo Crash. A Crash di cui molti di noi si sono innamorati. Facciamo anche il secondo livello, Jungle Rollers. Non me li, cioè, nel senso, il primo, vabbè, me lo ricordavo perché è storico. Il secondo già non me lo ricordo, magari appena iniziamo me lo ricorderò subito. Perché soprattutto il primo, al primo io ho giocato tantissimo perché ce l'avevo. Mentre mi sembra il secondo e il terzo c'erano dei miei amici. Io avevo il primo e poi sono passato direttamente a quello dei go-kart. Quanto riguarda Crash. Ok, vediamo la TNT. Le puzzole non me le ricordo, però secondo me sono nuove. O forse erano fatte male, quindi adesso mi sembrano soggetti nuovi. Ok. Ah, era questo con i cosi. Ok, era questo qua. Mamma mia, quanto sono arrugginito. Veramente arrugginito. Ho mancato una cassa. Porca miseria, ragazzi. Trofeo guadagnato, fan, giusto perché abbiamo guadagnato un trofeo, ma come si fa a essere così arrugginiti di un gioco che ti mangiavi? Ecco. È la fretta, è la fretta. Stiamo solo guadagnando trofei, diciamo, negativi. Ok. Allora, adesso saltiamo. Qui lasciamo perdere. Che arrabbiatura, oh. Vabbè, allora sei tu. Questa è la fretta, è la fretta. Vi giuro, io cioè adesso. Aspetta, si ammazzano. Ok. Non facciamo la stessa cavolata di prima. Oh. Adesso questa ci ha ammazzato. Ma lo faccio io la giravolta. Cioè, non
so come contrastarla se non mi fa. Se non riesco a ammazzarla quella giravolta non so come fare. Siamo bloccati il secondo livello per sempre. Vaffan bene. Allora. Oh. Allora, che succede adesso? Mi sa che c'è un livello bonus. Che c'era anche nei... anche nei giochi più vecchiotti, insomma. Ok, bonus ottenuto, abbiamo ottenuto una vita, delle mele. No, basta mangiarmi. Uppala. Eccoci qua. Abbiamo mancato 7 casse. Ok. Ok ragazzi, abbiamo fatto 2 livelli e sono passati circa 10-12 minuti, quindi direi di stoppare il gameplay qui. È molto carino, è molto simile a quello precedente. Io sono tanto arrugginito, mi sono fatto tipo mangiare 800 volte solo al secondo livello, non oso pensare ai livelli più difficili. Ci vediamo al prossimo gameplay, se vi è piaciuto il video mettete pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti ragazzi, ciao!